sarà una forza multinazionale di sostegno alla sicurezza, al momento per un periodo di 12 mesi, a supportare il contrasto alla violenza che tiene in ostaggio l'isola caraibica di Haiti. Non sarà diretta espressione ONU, ma una missione internazionale approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU in base alla Carta delle Nazioni Unite, che prevede l'autorizzazione dell'uso della forza in un paese quando non è più in grado di garantire pace e sicurezza alle persone. Ed è la situazione di Haiti, attanagliata da bande armate che hanno riempito il vuoto politico. 3.000 omicidi e 1.500 persone sequestrate a scopo di riscatto dal 1 gennaio al 9 settembre di quest'anno. Inoltre 200.000 le persone fuggite dalle proprie abitazioni a causa dell'insicurezza e delle minacce delle bande armate. The provisional agenda for this meeting is the question concerning Haiti. 13 paesi favorevoli e 2 gli astenuti, Russia e Cina, nel voto di lunedì della risoluzione 2699, che ha l'obiettivo di fornire sostegno operativo alla polizia haitiana nella lotta contro le bande criminali, aiutare a proteggere scuole, porti, ospedali e aeroporti e migliorare le condizioni di sicurezza ad Haiti. Sarà una missione guidata dal Kenya con 1.000 soldati.